attività di queste schede sono finalizzate fondamentalmente al corretto recepimento degli impegni assunti nell'accordo di partenariato, quindi sono finalizzate a favorire il coordinamento nazionale e ovviamente aumentare la capacità gestionale e amministrativa, diciamo, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei PSR della politica di sviluppo rurale in Italia. In particolare, il focus della scheda riguarda le condizionalità ex ante, il corretto recepimento degli atti normativi nazionali e gli aiuti di Stato. Le azioni sono dirette principalmente alle autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, agli organismi pagatori nazionali e regionali e a tutti quegli altri soggetti istituzionali coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione dei programmi. Le attività prevedono un budget di circa 460.000 euro e un'importante mobilitazione di diverse professionalità richieste dalla pluralità degli impegni previsti all'interno dell'accordo di partenariato. Le attività si svolgono ovviamente in una pluralità di luoghi diversi e si svolgono molto anche, diciamo, con attività di studio e approfondimento. Ci sono poi dei luoghi deputati che sono dei gruppi di lavoro ad hoc costituiti in ambito nazionale, sia dal Ministero delle Politiche Agricole che da altre amministrazioni centrali. Sono comitati consultivi costituiti a livello comunitario dalla Commissione europea. E sono anche luoghi regionali, in primo luogo i comitati di sorveglianza dei diversi PSR. Le attività si caratterizzano, no, per un'intensa attività di supporto e consulenza che, come dicevo, prevedono attività di studio, di approfondimento, di interpretazione della normativa e di altri atti analoghi. Spesso si concretizzano in note tecniche, in linee guida, in documenti di approfondimento e in alcuni casi possono prevedere anche la realizzazione di workshop di confronto tecnico con le diverse amministrazioni interessate.